con la stessa autorità che probabilmente ha colpito il circolo in Palmasì, colpevole secondo loro di aver dato supporto a coloro che in questa città lottavano radicalmente, ai libertari, a coloro che detestano l'oppressione, che detestano l'autorità. Abbiamo fatto vedere di cosa è capace la memoria e soprattutto la pratica antifascista di questa città. E costringendoli per un costo anche 10 volte superiore a quello che avrebbero potuto pagare con un biglietto aereo ad affidarsi a ciò che i giornali hanno chiamato con lugubre eufemismo i viaggi della speranza. Yeah.